I'm from New York. Are you happy? Yes. I'm very happy. I love being in Puglia. Lovely people. I primi visitatori sono americani, affascinati dalle opere di Giuseppe De Nittis dopo il successo della mostra a Washington. Un legame è quello con la città di Barletta che si consolida oggi nel giorno della riapertura al pubblico della Pinacoteca dedicata all'impressionista barlettano con un nuovo allestimento. Al centro l'opera La strada da Napoli a Brindisi. Noi siamo orgogliosi di aver compiuto questa operazione culturale negli Stati Uniti e abbiamo avuto questo regalo bellissimo. Sono davvero innamorato di questo quadro della strada da Napoli a Brindisi, che è un quadro bellissimo. Invito tutti i cittadini a venirla a vedere perché è un'occasione unica che c'è stata. Abbiamo avuto un regalo da un mecenate di Indianapolis. Tra l'altro non ci fermiamo qua perché stiamo portando De Nittis alla National Gallery di Londra, stiamo portando De Nittis al Palazzo Reale di Milano, quindi stiamo lavorando in questo senso e credo che i risultati si vedranno ovviamente non domani ma nel lungo tempo. Ad illustrare il nuovo allestimento il professor Renato Miracco. Il grande catalogo che abbiamo fatto, la mostra in America, veramente ha riletto il grande conferenza che abbiamo fatto con 47 esperti internazionali su De Nittis, ha aperto delle strade incredibili. Il primo risultato è che ho sedotto il collezionista che aveva questo quadro famosissimo esposto al Salon nel 1872 da Goupil, che era il mercante di De Nittis e che è venuto in Europa solo 4 volte. Quindi da 151 anni era venuto solo 4 volte. È fondamentale, è una pietra miliare per De Nittis nella sua carriera, nel suo sviluppo anche cromatico. E abbiamo avuto per Barletta l'eccezionale prestito di 2 anni. Quindi per 2 anni la città potrà godere questo incredibile quadro e abbiamo dedicato una stanza con tutti gli studi preparatori. Oggi le porte di Palazzo della Marra riaprono al pubblico, mentre amministrazione comunale e Regione Puglia sono al lavoro per altri progetti. È stato il mio primo atto che ho firmato quando ho ricevuto la delega da Emiliano e poi sono stata a Washington appunto per la mostra, ha avuto grande successo, dei numeri che veramente ci soddisfano moltissimo. Oggi riapriamo la mostra con questa novità, con questo quadro inedito per il nostro territorio che ci è stato donato, ci è stato insomma prestato per 2 anni da un collezionista privato, quindi significa ancora di più intensificare quelli che sono i rapporti tra la Regione Puglia e Barletta.